Non basta la Nuorese dominare per tutta la gara l'Aquila per ottenere tre punti che avrebbero significato l'accesso quasi certo ai play-off. A tre minuti dalla fine è arrivata la beffa, servita da Noman, che ha replicato al gol del vantaggio di Molino. Un premio eccessivo per gli ospiti e un'occasione sprecata per la Nuorese. La cronaca. Verdi Azzurri partono decisi ad imporre il proprio gioco, ma la prima conclusione è di Peluso al secondo minuto con un tiro che sfiora il 7. Al 15° la Nuorese va vicina al gol col Molino su punizione, assegnata per un fallo su Etli, ma Farroni si supera e smanaccia la palla. Verdi Azzurri continuano ad attaccare, costringendo spesso la difesa dell'Aquila a rifugiarsi in corner. Al 22° sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Peana colpisce di testa, ma Farroni smanaccia la difesa libera. Noman al 25° ci prova di testa, ma la conclusione viene controllata senza problemi da Frasca. La Nuorese risponde al 27° con Curcio che da 30 metri calcia fuori. Al 37° nuova occasione per i padroni di casa con Molino e Cadao che si ostacolano e la palla finisce fuori di poco. Al 40° la Nuorese passa in vantaggio, l'arbitro assegna un rigore per un fallo di Pupeschi su Etli, dal dischetto Molino spiazza Farroni. Nel secondo tempo la musica non cambia, al 6° sugli sviluppi di un corner Curcio calcia a botta sicura, ma la conclusione viene deviata da un difensore in angolo. La Nuorese controlla la gara mentre l'Aquila sembra non avere la forza di reagire. Al 23° Curcio serve Cadau che si fa parare il tiro da Farroni. Il portiere ospite è ancora protagonista al 26° quando si supera su Tupponi. L'ultima occasione per i Verdi Azzurri arriva al 27° con un salvataggio su un tiro di Cadau. La gara sembra finita, ma al 42° viene servita la beffa. Ranelli sulla sinistra lavora bene un pallone e crossa per Noman, che di testa supera Frasca, gelando il Frogheri. Nel finale non succede nulla e l'Aquila torna a casa con un punto d'oro in chiave playoff. Alla Nuorese rimane il rammarico di non aver vinto una partita dominata in lungo e in largo, ma niente è perduto. I Verdi Azzurri hanno dimostrato di poter vincere ovunque, tenteranno di conquistare i punti persi oggi nella prossima trasferta di Ostia.